Oh, appuntito! Oh, viscido! Oh, si muove! Oh, $20! Io volevo una nocciolina! $20 possono comprare molte noccioline! Spiega come! I soldi possono essere dati in cambio di beni o servizi! Medico!
Buonasera. Ciao Romia, Luna. Ciao Razel, ciao Kala. Ciao Shiva. Ben arrivati. Come state? Poi vi faccio notare che c'è una nuova GIF che vedete a sinistra, quella di Gon. È opera di Luna, quindi grazie Luna. Tutto bene, meno male. Allora, io direi che possiamo anche iniziare. Iniziamo con il primo gioco della sera, che è The Technomancer. Oggi vi faccio vedere un po' di giochi. Proviamo Ben 6. Vediamo come sono, se sono validi o se sono da dimenticare. Technomancer lo sto giocando per fatti miei. È piuttosto valido, perciò vorrei farvelo comunque vedere. Ok, se mi vedete ditemi il volume com'è, forse dovrei abbassarlo un pochettino. Siamo al 50%, poi ditemi se è alto. Allora, non vi faccio vedere dall'inizio, vi faccio vedere da dove sono arrivato. Però appunto, visto che lo sto giocando, posso darvi un'opinione un po' più approfondita del gioco, se non lo conoscete. Ecco che inizia. Chi Avete proprio dell'ottimo caffè qui a Twin è? Peaks Adesso. e dell'ottima crostata di ciliegie. Ciao, adesso. Ora adesso, come avrai notato, a fianco al tuo nome c'è un nuovo Genio badge. mitico! Non ho la minima Per idea di quello che ringraziarti sta dell'aiuto della succedendo. volta scorsa nel realizzare la nuova stanza, direi che te lo meriti. Allora, grazie, Avete Kala. proprio dell'ottimo caffè qui a Twin Peaks e dell'ottima crostata di ciliegie. Cosa come dove? È il diamantino adesso, sei una VIP. Genial mitico! Non ho la minima idea di quello che sta succedendo. Allora, due paroline sul gioco. Che cos'è Technomancer? È un gioco, un action GDR ambientato su Marte. La trama è abbastanza stereotipata, nel senso che su Marte c'è sono problemi sociali, ci sono quelli ricchi e quelli poveri, ci sono i soliti bassi fondi, insomma, abbastanza stereotipata la trama. E ci sono però, diciamo, delle specie di maghi che sono i tecnomanti, che hanno dei poteri speciali, in grado di sfruttare l'elettricità. E noi siamo uno di questi tecnomanti che abitano, diciamo, che hanno la loro sede, che è questa, la nostra missione, vabbè, è quella di semplicemente, vediamo se la trovo. C'è il diario, ecco. Abundance è la nostra organizzazione, noi dobbiamo svolgere delle missioni per questa organizzazione. Come funziona dal punto di vista del gameplay? La cosa particolare è che ci sono tre diversi stili di combattimento. C'è il combattimento con il bastone, che ha un proprio moveset, c'è l'attacco standard, l'attacco ad ampio raggio, e quello stordente, che è in questo caso un calcio. Poi, essendo dei tecnomanti, noi possiamo
cantare la nostra arma, quindi dare un bonus di energia elettrica. E questo impegna però costantemente uno dei tre, diciamo, delle tre cariche di mana che abbiamo, che ci sono in alto a sinistra, sono quelle blu. L'altro stile di combattimento è quello con le due armi e la pistola, che è lo stile del furfante. Quindi per chi preferisce combattere più utilizzando la velocità e lo stealth. Infine il terzo stile di combattimento è quello con mazza e scudo. Quindi possiamo utilizzare gli attacchi con la mazza o pararci con lo scudo. L'attacco stordente in questo caso è fatto con lo scudo. Metti la Z invece di S. Ma è scritto male Shiva, chi ha scritto? Ah, spedizione. Giocatore intanto seguendo sul secondo monitor live, va bene. Ma diciamo, queste sono le... Ah sì, poi per quanto riguarda l'aspetto GR, chiaramente possiamo sviluppare qualunque degli stili di combattimento. Quindi all'inizio del gioco noi possiamo scegliere un bonus iniziale in uno degli stili. Però chiaramente... proseguendo nel gioco, quindi salendo di livello, possiamo comunque svilupparli tutti volendo. Chiaramente utilizzare anche i punti esperienza guadagnati, bravo Shiva, per le caratteristiche di base che sono forza, agilità, potenza e resistenza, e poi per una o qualunque di queste specializzazioni. Io ho scelto la scienza inizialmente, che dà bonus sulla cura. Poi si possono scegliere anche le classiche, la fabbricazione per fabbricare gli oggetti, oppure il carisma per avere un bonus nei dialoghi e così via. Dal punto di vista dell'aspetto GDR è abbastanza semplificato, anche per quanto riguarda il crafting dei materiali. Io utilizzo il drop delle armi e delle armature. Detto questo, vi faccio vedere un po' come funziona il gioco facendo una missione secondaria. Chiaramente all'interno del gioco ci sono diverse fazioni. A seconda delle scelte che faremo nelle missioni che ci vengono assegnate, crescerà la nostra reputazione con le varie fazioni. C'è la Abundance, che è la nostra, diciamo, fazione iniziale, che è quella dei tecnomanti. Poi c'è l'esercito, sono i ladri che operano nei bassi fondi. Poi ci sono i mutanti liberi, perché chiaramente essendo su Marte ci sono anche i mutanti. E l'opposizione, che appunto invece si oppone ad Abundance e all'esercito. E infatti c'è una continua guerra al fronte tra l'esercito, appoggiato dai tecnomanti, che però sono comunque una fazione a parte, è l'opposizione appunto di quelli che vorrebbero Marte libero da queste organizzazioni. Ragazzi, hai tutti quei punti ancora, mamma mia. Allora, la cosa diciamo buona del gameplay di questo gioco è il fatto che la minimappa è molto utile. La cosa su cui ho sofferto tantissimo, ad esempio su Vampyr, era l'assenza della minimappa. Qui la minimappa può essere richiamata facilmente con il trigger destro, quindi diventa facile muoversi e andare a fare le varie missioni. Ah, poi abbiamo un party con vari personaggi, noi possiamo scegliere chiaramente man mano che andiamo avanti personaggi diversi. In questo caso io sto utilizzando un medico e diciamo un soldato con l'attacco a distanza. Non ha vinto i punti, brava. Allora, dice di andare qua, ma qua non c'è nessuno. Sono
l'unica che ha speso punti sui giochi. No, no, non sei l'unica. Però Razzel, per qualche strana ragione, è ancora strapieno di punti. Forse perché lui non li spende, lui li vince con lo scrigno. È sculato. Allora, andiamocene a dormire. Poi piano piano finisco il whip. Va bene, sono curioso, sono molto curioso. Allora, andiamo al tramonto. Facciamo una missione. I gotta find that spy. Maybe I should ask around. You're already back, Lieutenant Zachariah? Have a moment, Captain? Depends what you need it for. Just want to get to know you better, Captain. I don't usually mix business and pleasure, Lieutenant, but ask away and we'll see which questions I feel like answering. Allora. Perché in questa missione che dobbiamo fare dobbiamo scoprire se c'è una talpa tra i nostri alleati. Perché siamo stati avvisati dal Gran Maestro dei Tecnomanti che c'è una talpa. Quindi dobbiamo cercare di capire se c'è e chi è la talpa. You from Ophir? Born and raised. Father was an officer. Mother was a quartermaster, and I've rarely ventured outside the walls but for a few scattered missions. Sound familiar, Lieutenant? Very familiar, Captain, except my parents weren't officers. Which makes your rise even more noble, Lieutenant. How was your rise to Captain earned? Over time. But by no special action by me. Shiva vinto I punti. Graduated as a corporal, and thanks to the brave men underneath me, their success and missions became mine in rank. No heroic feats to dazzle you with in stories. Just a lot of time and dedication that I'm proud of just the same. Volume ok, è troppo alto o troppo basso? Ditemi un po'. Ah, come vedete, accanto a questa opzione di dialogo c'è la scelta carisma. E noi investiamo punti su carisma. Normale, ok, grazie. Se noi investiamo punti sul carisma, cresce la percentuale di avere un riscontro positivo da questa linea di dialogo. Io ancora non ho investito nel carisma, quindi ho solo il 25% di possibilità di ottenere informazioni. Can I ask about your relationship with ASC? Tread carefully, Lieutenant. E infatti è fallito. Start to wonder the purpose of your questions. But here's my answer. We're all forced to work with them. But it doesn't mean I have to be happy about it. Too much power too quickly leads to arrogance. They're brash and too quick to act. And quite frankly, as they've risen in power, it's no coincidence that the dissenters, deviants, and rebels have risen in numbers. They're a great source of intel, however they get it. I sleep better at night not knowing the means. But I've always thought the army was strength enough, that the ASC was overkill. I trust you won't repeat anything I've said, Lieutenant. I'd hate for both of us to find ourselves enemies of the state over a little frank conversation. My lips are sealed, Captain, and I appreciate your candor and trust more than you know. Allora. Beh, ad ogni personaggio non giocante possiamo fare chiedere informazioni. Diciamo le varie fazioni, i luoghi e così. Sembra inutile. Captain, all Aurora tunnels were destroyed. If they're gonna get back into the city, they'll have to come up with another way. I knew you wouldn't let me down, Lieutenant. Find Ryan and get your pay. It was well earned.
Unfortunately, this is beyond my skill level. At your command, Lieutenant. Have a second to talk? Yeah, of course. I mean, yeah. Like, just you and me, or...? Yeah, just you and me. I like to know my men. Wow, that's... yeah, that'd be a huge honor, Lieutenant. Allora, chiedimi della sua vita fuori dalla caserma. So what's your life like when you're not on duty? Tell you the truth, Lieutenant? Not much to tell. I try to visit the city, make some friends. You know, cause I don't really know. Ecco un'altra cosa che non ho detto, ci sono anche scelte morali. Quindi, i nemici che sconfiggiamo possiamo decidere se ammazzarli o no. Dato che la valuta, diciamo, del gioco è il siero, che in pratica si ricava praticamente dal sangue, se decidiamo di ammazzarli possiamo prelevare una quantità mortale di siero dai nemici. Però appunto in quel caso si va a ridurre il punteggio del karma. Adesso non so cosa cambia, se il karma passa da buono a cattivo, però sicuramente bloccherà qualche finale diverso. You have a good childhood? Oh, yeah, you know it, Lieutenant. Generalmente, diciamo, l'insegnamento dei tecnomanti è quello di non ammazzare nemici. Quindi per mantenere un buon rapporto con i tecnomanti bisognerebbe evitare, appunto, tenere siero in questa maniera. Plus, I always dreamed of being a soldier. Mostly though, because there was a girl back home who loved men in uniform. Off I went to the big city to join up. And you know, since I was... Ma dovevo perquisire un po' di armadietti. Feels like a Green Hope souvenir stand. Kid must be missing home. Unless being messy is a crime, though, doesn't look like he's doing anything wrong. E Jeffrey, che è uno dei nostri uomini, per fortuna non è là. Everything's clean in here. Looks just like the captain's work. Nothing that implies she's working with the ASC. Ok, parliamo con qualcun altro. I want to know my men better. Tell me a bit about yourself. Oh, great. Show and tell. Yay. What do you do when you're off duty? Nothing special. See my folks, I guess. They ain't getting any younger, so. Chiaramente anche come c'è, diciamo, il rapporto con le fazioni, c'è anche il rapporto con i propri alleati. Quindi non utilizzare dei personaggi nel proprio team per molto tempo. Come io non sto utilizzando per niente questo personaggio, non ci fa avere un buon rapporto con loro. Quindi, ad esempio, questo qua adesso mi ha risposto parecchio male. What do you think about Jeffrey Hunter? He's a village idiot who thinks he can brown nose his way to a promotion. Mamma mia, adesso hai fatto il pieno. And no, he ain't my friend. If you haven't pieced that together. I'm gonna leave you alone. Per cui siamo all'armadietto pure di questo. I can't open it without a code. E nel codice. Lo faccio. Hi. Lieutenant, how can I help you? How much do you know about what's going on in the barracks? Not much, and not really interested. I'm just a quartermaster, here to grease your wheels when they get rusty, not eavesdrop or gossip. Why are you asking? What are you looking to know? What do you know about Dave Ward? Quiet, brooding, asshole type. Not a talker, which is fine by me. Che un stronzo, l'abbiamo capito. What about Jeffrey?
don't want to talk shit about anyone, not my style. But that boy... What have you heard about my captain? If you're looking for me to dish dirt, Lieutenant, you're barking up the wrong tree. She may be a woman, but this army could use more officers like her. The army's her church. It's sacred to her. And she will and has come to blows with anyone or... Ok, non abbiamo ottenuto chissà quando in... Maybe I'll use that time off to go visit my mother. I haven't seen her in a while. Lieutenant? I want to know about your childhood. You really want to know about my childhood? Dobbiamo cercare di scoprire il codice di questo qui. My dad was never around. He was either on the front or doing drills. My mother, though, she was stationed here in Ophir. So we lived in a guard outpost in the slums where she worked. Never expected to make more of myself than become a soldier. I fought a lot as a kid. Had my share of girls. Non è il caso di raccontare il romanzo. So when did you join? 5 years ago. Time fucking flies, don't it? It was in 126. My parents were beaming with... How old are you? The fuck does it matter to you? Older than you, though. And the rest you can find... Che è proprio uno stronzo. Vediamo se abbiamo scoperto il codice. Ok. This must be a pick of his parents. His damn notes. Bastard's got my whole schedule in here. And the names of every single person we saw together. Must have been Dave keeping tabs on me the whole time. Never would have believed it. I guess if you could spot them, though, they wouldn't be so damn powerful. E quindi era lui che ci spiava. Lieutenant? I know you're a drinking man, so what do you say we go grab one together? Looks like it's my lucky day. Sure, why the hell not? Lead the way. E sicuramente dobbiamo fargli il culo adesso. Una cosa positiva di questo gioco anche è che ha il salvataggio libero, quindi in qualunque momento può salvare. Però oltre a quello anche dei salvataggi automatici, visto che si muore molto. È molto utile il fatto che salvi anche automaticamente. Sure. You've been spying on me, Dave, and reporting everything back to Victor. I don't like rats. That's not all right with me. And what? You think I ever had a choice in the matter? Think I had the option to say no? Giasone. I don't care. All I know is they got all the intel they wanted on me from one of my own soldiers, and I don't know why. What's your angle, Dave? You bitter you got a Mancer as your lieutenant? I thought we were past all that. What'd they promise you? Promotion? Better pay? Nothing but a promise they wouldn't hurt my parents. Is that a good enough reason? I don't like the ASC. Sì, è vero, ha un nasone. Don't like what they're doing to Abundance. Don't like what they're doing to me. I don't like the deal they offered, and I don't like I didn't have a choice but to accept it. I ain't got no one but my folks since my sister died. Not that I expect you to shed a tear for me, but if I gotta choose between them and you, sorry, brother. You're on the losing end of that. If it helps, though, I don't think you're the full prick you were before we had this little chat. In fact, I might even have liked you in another time and place. But you're in deep shit now. And it's shit I don't want to get pulled into with you. Che bastardo. Sparagli? O gli dico di andarsene? Che faccio? In effetti ci ha traditi. Però non è neanche tanto colpa sua. Vabbè, lasciamolo andare. Seguiamo gli insegnamenti dei tecnomanti. I don't want your blood on my hands, David. But I can't let you keep doing what you're doing. So I'm just gonna tell you to get the hell out of Ophir and don't look back. I don't... Sure. Yeah, sure. Bye, Lieutenant. E mi dice che invece lo rivedremo con il bronzo. E dobbiamo andare a informare il Gran Maestro. Allora, tra le varie missioni secondarie qui c'è anche un'arena, la classica arena qui. Vincendo degli scontri a più ondate
vincolo dei premi. Hello there. Ready? Però adesso non mi ha ancora sbloccato altri incontri. Posso... Beh, completiamo sta missione. Allora, questi sono i bassi fondi. Cioè, della parte povera del... di questa parte di Marte. In questo caso posso decidere di ammazzare, diciamo, il nemico che ho appena sconfitto o no. Se lo ammazzo ottengo una dose in più di siero, però perdo karma, come dicevo prima. Giasone è sorpreso. Allora andiamo dal Gran Maestro. Questo è il tempio dei tecnomanti dove possono entrare solo i tecnomanti. Fatemi i giochi insieme a Death, dai. Lasciatela da solo. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? I found the mole. David Ward was running lines for the ASC. In these times, spies are everywhere. They used to be like rats, but now bear more resemblance to cockroaches. Should you see one, you can be certain 100 more reside in the walls, each placed there while their arms were twisted by the ASC. So what happened with this Ward? I couldn't find it in myself to kill him, so I released him and let him run, like a rat. I would assume he's still running and we'll never see him in fear again. The full blame cannot be cast on him. There are few who the ASC cannot bend to their will. We'll cross our fingers.
Hopefully this soldier is gone for good and does not fight. Ok. Zachariah, a pleasure as well. Ok, questo non ci dà altre missioni. Allora, nel frattempo sono salito di livello, quindi posso utilizzare un punto abilità in una delle quattro classi a disposizione. Io sto potenziando la classe del tecnomante al massimo e quella del guerriero che utilizza il bastone. Poi che altro posso usare? Un nuovo talento. Allora utilizziamo la fabbricazione. E poi basta. Ok, ho ottenuto la giacca da tecnomante finalmente. E mi dà un bonus sulla rigenerazione del mana. Quanto è lungo? Gioco, dici? Essendo un GDR penso almeno sulla trentina d'ore. Non l'ho ancora mai finito, quindi non lo so di preciso. Allora, qui c'è qualcuno che ci dà una missione, perché c'è il punto esclamativo. Andiamo a vedere. Che sta quello? Sembra che stia in mezzo a nulla. Serio. Ma dimmi, Shiva caro. Ah, ecco, devo fare il giro da qua. Serio. Ecco, adesso cominciano. Come minchia ci arrivo di là? Ah, ecco da qua. Serio. Che sciocco. Serio. Allora, chi è questo qui? Officer? Yuhuu! Officer. Ah, ecco, questa è una funzionaria che ho salvato in una missione precedente. Officer Zachariah Mansur, a sight for sore eyes. Our hero, brave and strong. I like where this is going. Well, you know, you were just so nice, and if you wanted, if you had time, I know you're probably busy, but if you did... What? I'm just glad you came to see me. I was just thinking about you. Why? What's going on? I just don't have a lot of friends in Ophir. Never really had time for them, but one of the few I have, Abby Goods. Lately, though, she's been scared for her life. Soldiers have been trying to extort her for serum. They tore down her stall, and as an officer, I was hoping you could find out who these wicked men are. And if you're positive they're soldiers, that's weird. Oh, thank you. Thank you. È una storia di ricatti. Ok, posso farle i complimenti, vediamo che dico. You're not really like everyone else, are you? What do you mean? You had a good career going there for a while, didn't you?
Everyone from the slums to the assembly were singing your tunes. When an artist loves what they do, that passion gets passed along. Who knew I'd ever have a technomancer as a fan? Can I ask how you ended up becoming an artist? That's a long story, Offit. I got all night. All right. Okay, no, io non voglio sentire tutta la storia, mi dispiace, grazie. I gotta go. All right. E proviamo a fare sta missione. E dobbiamo andare in bassi fondi. Oh, non si va. Ok. Ciao, prima. Allora, questi tavoli è possibile fabbricare oggetti e potenziare armi e armature. Vinto l'uno, bravo. Attenzione un po' la giacca da tecromante che ho appena preso. Mi mancano due pezzi di metallo per... Peccato. Ma mi serve la forza. E tutte le mini. Andiamo a fare la missione. Poi cambiamo giù, eh. Oggi ne vediamo un bel po'. Ah, non è nei bassi fondi, è qui. You Abby Goodsman? Yes, I. By the shadow, please don't tell me that man sent you. No, your friend Nisha, the artist, sent me. Said she thought you were in trouble, and it looks like she was right. I. Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you. They're ruining my life. I'm being threatened by soldiers who tore down my shop. Why? Because they wanted serum I don't even have. And if I didn't give it to them, they said they'd denounce me. For what? I never did anything bad. Yeah, I believe you. You sure they were real soldiers, though? Could have been mobsters in disguise. All I know is their uniforms sure looked real, and their chief told me to call him Sam Ward. He's sick. You hear me? Sick. A brutal... Please help me. The threats keep coming, and I'm telling you, they're gonna kill me. I know it. It's all right. Everything will be okay. I'm gonna look for this Sam Ward. Penso che questa sta cercando di fregarci. I'll talk to my captain about him, too. I'll get it worked out. Don't worry. Thank you. Ora.
Lieutenant. I was told Dave Ward has gone AWOL. Any idea where he is? Sorry, Cap. I haven't got the slightest clue. I see. This is bad. I have no choice but to declare him a deserter. I'm afraid they'll spedito be gossiping spedito. To you and the respect of your men, and the army's reputation will take another hit. Che informazioni su Sam Worley e Big Reese? Captain, can I get some intel on a couple citizens? As long as it's mission related, Lieutenant. The name is Abby Goodsman. Give me a sec. She's a trader with a small shop in the exchange quarter. No arrests, no complaints, no bookmark by the ASC. Of course, Captain. Just following up on some leads. Sembra pulita quella lì. What do you know about a soldier named Sam Ward? Not a lot. The little I know is nothing good. Mostly about the company he keeps, like Vori. Not enough to arrest him, but enough to be glad he's not one of my problems. Quindi sembra il gioco. Allora io questo lo sto giocando per fatti miei. Stay away from him unless you're looking for. Mi sta piacendo molto. Non so se qualcuno ha mai giocato Mars Warlords, che è degli stessi sviluppatori, eppure pubblicato da Focus Home. Però Mars Warlocks era veramente spartano, cioè si vedeva che il budget era proprio basso. Questo perlomeno graficamente è fatto bene, i comandi sono ottimi. La trama può essere quello che è, però per ora è positivo il giudizio. You the one that's been threatening Abby Goodsman? Really? What? That bitch complained to the great magicians? Great, perfect. You know what she's up to? She's anti-regime, and she's plotting against abundance. True fucking story. Your little friend's a traitor, Mancer. Too bad your powers don't include lie detection, huh? So, who cares? We put a little pressure on her. E questo dice quella è una traditrice. Potrebbe essere vero. All she needed to do was be loyal to the damn corporation that raised her. Watch your back. If someone heard about you being friendly with some of the oppositionists like that girl, let's just say it won't end well. Ok, mo. C'è un altro punto esclamativo. Pretty simple. Just gotta stop the soldier so he can't make good on his threats. Ok, un'altra cosa. Adesso è uscita la scritta in alto. E siamo stanchi. Quando siamo stanchi guadagniamo meno punti esperienza del normale. Chiaramente per ripristinare il bonus esperienza bisogna andare a dormire. Quindi andare a dormire in questo caso non è inutile come in giù di ruolo. Chick didn't learn a lesson after we tore down her shop. Maybe we could teach her a lesson in some other ways. Sick. You're sick. But it's a sick I wouldn't mind catching. Yeah. Why not? I classici cattivoni questi. Shut up. I hear something. All right. Pretty simple. Just gotta stop the soldier so he can't make good on his threats. Che un'altra cosa, ci sono alcune missioni a tempo. Ad esempio, in questo caso, nella missione che abbiamo appena sbloccato, viene dato un timer, brava Luna, di 4 ore circa. Se non completiamo la missione, quindi perdiamo tempo a fare altro in questo lasso di tempo, che chiaramente la missione fallisce. Hey, stop it! Soldiers, cut it out! Who the hell you think you are? Trying to give me orders, Mancer? I don't report to you, and you don't have a damn clue what's going on here. We'll take what we're owed from the broad and leave it for dead if we want. We clear? Or did we misunderstand and you just want to join us in the beatdown? Ecco, ovviamente. Shot. Oh,
ma ce ne sono ancora. Ma come dicevo prima, in questo gioco si muore molto. Infatti molti lo hanno criticato su Steam per il fatto che sia abbastanza sbilanciato, soprattutto all'inizio. How do I thank you for everything you've done for me? I don't. If there is anything I can ever do for you. Sì, Lippo vorrebbe fare qualunque cosa. Souls like, no, non è Souls like, non c'è una barra della stamina. Finora sì, ho incontrato solo un boss nella parte iniziale del gioco, però per adesso è stato quasi tutto ambientato qui, tra i bassi fondi e la caserma. Quindi no, non direi che è Souls like. Ciao Isid. Il gioco non è male comunque. Scherzavo, ok. Ah, tu dici per il fatto che si muore molto? Già il fatto che c'è il salvataggio libero dice molto. Come dicevo, come il gioco non mi sta dispiacendo, anche perché l'ambientazione non è male. Se piace l'ambientazione fantascientifica, può essere da considerare. Hey, Nisha. Well, day's looking up already. I took care of your friend's problem. The soldiers won't be bothering Abby anymore. It's a promise. Thank you. That's really nice of you to help two ladies needing a hand. You're a real sweetheart. Really hope I can repay you in the future. E ne vuole ripararci in futuro, va bene. I gotta go. Alright. E prima di cambiare il gioco vorrei provare a fare questa missione principale nelle spedite Marani. Quello con la R. Questo gioco conosco il nome ma non l'ho mai provato. Interessante. E guarda, prima spiegavo proprio, dato che lo sto giocando in questo periodo, spiegavo proprio com'è il sistema di gioco. A me sta piacendo abbastanza, comunque, per quello che ha da offrire. Certo, non è un gioco di pla di quelli che dici oh mamma mia voglio giocarci, però tra l'altro io l'ho recuperato a poco il bundle, per me è abbastanza valido. Ecco, nei bassi fondi dobbiamo andare. Lontana quei tentacoli da me. Peccato solo non ci sia la possibilità di creare un personaggio femminile. Sì, infatti. Tra l'altro non esistono tecnomanti donna. Almeno io non ne ho ancora mai incontrati. Adesso non so se non esistono per un motivo specifico di gioco. Presumo che sia venga spiegato dopo il motivo. Non ce ne sono. Poi tra poco cambiamo giù, eh? Yeah.
andare perché non avevano proprio i fondi per mettere anche l'editor femminile. Ah, ok, quindi è un problema tra virgolette di budget che è stato probabilmente riadattato a livello di trama. Comunque sì, non è un gioco ad altissimo budget, chiaramente, però sicuramente ha un budget superiore del predecessore, che era veramente spartano, come dicevo prima. Si chiama Mars Warlogs. Infatti fu una delle critiche principali, che è un po' triste, però comprensibile visti i tempi. Sì, effettivamente sì. No, non credevo fosse un problema di budget. Io l'avevo interpretata diversamente. Ovviamente se è un problema di budget è triste. Tra l'altro vi invito, ho già postato nel gruppo, a tenere d'occhio il prossimo gioco di questo sviluppatore, che è Spider, che sembra, almeno dal trailer, sembra valido. Non è più ad ambientazione fantascientifica, ma del tipo finzione storica. They fixed your tools. Should make the work. The man made the tools like new. Come se un RPG mettessero solo l'opzione perché era una donna, che vabbè sti cazzi. E alla fine, vabbè, comunque non è un GDR puro, quindi posso anche capire che non vi siano, che comunque l'editor del personaggio sia limitato. Se fosse stato un GDR puro, allora sì, in quel caso tu vuoi personalizzare il personaggio. Essendo un action GDR, penso che ci possa stare. Ci sono molti altri action GDR in cui il personaggio è quello, non puoi neanche fare l'editor. Quindi, cioè in questo caso anche l'editor è solo dato da alcuni aspetti estetici. O comunque neanche scegliere il nome, il passato per dire del protagonista, quindi capisco la critica per chi voleva magari un personaggio femminile, però non la vedo così grave. La storia è bella alla fine, chi si anche. Allora, qui questa missione consiste nel far tornare i mutanti al lavoro. Però a quel punto preferisco un personaggio fisso ben caratterizzato. Alla fine, sì, alla fine avrebbero potuto semplicemente, se avevano problemi di budget, togliere del tutto l'editor iniziale e mettere solo un personaggio e basta. In effetti avrebbero anche tagliato via le critiche in quel caso. Avrebbero dovuto prevederle almeno. What does a man want? Just to talk to you. You need to go back. No, they will not. Allora, in questo caso l'unico modo che ho per convincerli a tornare al lavoro è saccagnarli. I'm sorry, it wasn't a request, but you obviously. Get back to work now. Vampire Bloodlines 2 sarà un mostro in questo senso, sì. È un editor avanzato lì. Please. Ok, non utilizzando il carisma, era una delle opzioni per farli tornare al lavoro, quindi utilizzando le mani, ho perso un punto di reputazione con i mutanti. Quindi il mio allineamento con i mutanti è sceso. Adesso sono di nuovo ostile. Però almeno ho risolto la quest. Vabbè, avrò altre occasioni per rifarmi una reputazione. Ciao, oh, Angelus! Non solo avrà una caratterizzazione molto dettagliata, sembra, ma ti permetterà di scegliere anche il background del personaggio. Creare personaggi non binari. Ah!
Peccato che di Bloodlines io non ho mai giocato il primo. Sì, il primo. Ho giocato solo il Redemption per attualmente. Die Purple 10 Bonus 1. Come l'ha detto. Vampiro, ho giocato solo Redemption, che era quello a visuale dall'alto. I managed to stop the rebellion. The mutants should resume work soon. Ho capito bene, non sono legati. Ah, anche se si chiama Bloodlines 2. I would have lost my job, so thank you. Ok, abbiamo completato anche questa missione. Direi che più o meno abbiamo visto abbastanza del gioco. Prima di staccarmi vado a recuperare il medico che era uscito dal party, non so perché. Dove minchia sta? Senso che interpreti un altro vampiro, sì, ma almeno degli NPC ci sarà qualche riferimento. Io di Bloodlines ho giocato solo proprio le prime ore di gioco e avevo rinunciato. E al tempo mi dava problemi di compatibilità. Ricordo che c'erano parecchi NPC. Grazie, Andrews. Dell'ottimo caffè qui a Twin Peaks e dell'ottima crostata di ciliegie. Genial mitico! Non ho la minima idea di quello che sta succedendo. Mi è partito in anticipo. Infatti tu di solito hai i tuoi tempi. Allora, proviamo il prossimo gioco. Il prossimo gioco è uno sparatutto su binari. È abbastanza raro di questi tempi. Si chiama Blue Estate. Infatti non doveva partire ora. Non so se qualcuno di voi lo conosce. E ci mette 3 ore a partire. Giassone non lo conosce. Ah. Sì, pure io mi sono un po' assordato. Scusate. Allora, almeno si vede il gioco, sì. Passiamo un po' il volume da qua. Lo sapevo. Ebbene sì, questo è il menu iniziale. Allora, ditemi se è ancora alto. Mi sembra ancora un po' alto. Ditemi se così va bene rispetto alla mia voce. Lo abbasso ancora. Bene, indugiamo sul menu iniziale allora. Speriamo che nessuno ci segnali a Twitch per questo.
No, non solo io, Luna, ti assicuro che io non sono così. Allora, come dicevo, questo è uno sparatutto su binari. C'è anche la modalità arcade che non ho ancora provato. Però vi faccio vedere la modalità storia, quindi ricominciamo dall'inizio. Per ora ho giocato solo il primo livello. E però è tutto in inglese, quindi i dialoghi sono tutti in inglese. Dal punto di vista della storia sembra molto simpatico. Quindi potrebbe essere un gioco elegibile a essere giocato. They say nobody walks in the City of Angels, but she had legs that went all the way down to the sidewalk and up the stairs to my office. She rolled inside like the morning fog, moist and mysterious, and a little bit chilly. The one look in her eyes, and I knew things would be heating up fast. I said, "What do I call you?" And she answered, "Jerry Potts." Hey, stato sospeso. Possibile. Then she started blurring about some cool cat named Vincent who'd split the scene, leaving Cherry with a broken heart and the kind of deep aching void only a chat. And the closer I got to my client Cherry, the deeper the mystery got. See, Cherry danced at a mobbed up Sunset Strip joint called the Smoking Barrel, and her boss, Tony, was the one and only son of Don Luciano, Capo di Tutti. Tutti di Capi di Tutti Frutti Capo di. What? He was the West Coast Cosa Nostra boss. He was freaking bad. Sorry, where was I? Oh, right. Anyway, turned out Cherry's massive pendulous skills had come to the attention of Kim Bong and Jim Bong Sik, proprietors of an even shadier LA flesh palace known as the Twin Dragon. So when the Smoke and Barrel's top stripper disappeared one night, Tony Luciano knew just where to look. Non è più Luciano prized an eye for business above his son Tony's view of the world through the sights of his gun. He'd given him the nightclub to run to get him back on the high road. But Kim Bong Sik had kidnapped my client Cherry Pops, the only human Tony Luciano had ever. Ma dice che è già mod. Quindi non capisco. Comunque una volta l'ha fatto anche da Shiva. Che il mod mi ha messo time out, che il bot mi ha messo in time out nonostante fossi mood. Warmed up to, and Tony couldn't even spell negotiation. Allora, come funziona? Si gioca tutto col mouse. Anyone who speaks a word of English, tell them loopy twins you work for that I'm here for what's mine. Quindi lo spara tutto su binari, non vi dovete muovere. Si tratta di mirare e sparare, e ogni tanto fare delle azioni col mouse, seguendo delle frecce. He liked to shoot first and ask. Well, he just liked to shoot. He wasn't much for questions. I love my hair, but it's a little inconvenient. But for Tony, finding Cherry on his own called for stealth and deduction, and all Tony had were a lot of bullets. Pensavo che era un gioco differente, in che senso? It's like they built mooks into the walls. Twin Dragon's main attraction was their famous mermaid show, but their star girl, Princess Neptuna, had run off with what she hoped was a prince. Anyway, the club was open only to its armed employees while they auditioned a new girl, and the auditions were tanking.
Berta Kowalski. Whoa, whoa. Ma visto o mai visto? Sei natural. All right, you weirdo creeps. I want to see all your gun permits. With the head, damn it. E visto tutto per giunta, quindi adesso lo faremo. I'm out of bullets, huh? Quella poverina è rimasta. Nella boccia per pesce. Jerry! Give me a noise, baby, since I can get to where you are. Now I'm getting steam. Give me a second to reload, and I'm gonna put a hole in your head. Essere molto lungo, dovrebbero essere tipo penso 10 livelli al massimo. All right, next round's on me. Deal,
Give me back what's mine, or I can kill yous one by one. Arrivo subito. Ok, eccomi. Wet floor sign, huh? Yeah, you'd actually have to clean this place to get it. Wait! Ah, Madonna mia! Ah, Christ. Ain't you heard of a courtesy flush? What are you looking at? Damn it. Oof, smells like steamed vegetables in here. It's quiet! He's nuts! You crazy! This place is right my last nerve. Ah, mancato il gatto. Ecco, quali sono i collezionabili del livello. So che bonus si ottiene prendendo di tutto, però... I love my Ho finito le armi. Amore il gatto. Non ho preso il gatto. What? Keep your head up, doll. I got bigger fish to fry right now. Lo stronzone la vuole far uscire. Serio. Non mi distraete. Mi ricorda che difficoltà l'ho settato. Comunque non è difficile. Presumo chiaramente che giocandolo è difficile, però con due colpi andate giù. Serio. Ah, gatto. Bartenders, you got a real bad way about him. Ah, that's the ticket. Ha!
You think yous can stop Tony Luciano? Damn it. Idiota. Oh, keep it down, all right? A sword fight? She can't be down here. Cherry's strictly VIP. Ah, si muove lui da solo. Sì, hanno sparato tutto su binari, come dicevo prima. L'unica cosa da fare è mirare e mimare le azioni che escono a schermo ogni tanto. Well, I never went to one of them fancy lifeguard schools, but if you want out, I can get you out. Ok, facciamolo uscire. I never should have left politics! All right then, nice to meet you. They got cabs right on the corner. That looks like where they take the quality. The Six's true origin was shrouded in mystery, but according to my number one informant, Wikipedia. Jim Wong Sik had a rap sheet full of murder, graft, and theft, while his twin brother Kim Bong was feared from east to west as a killer of young and old and girls even. Oh, so these are the real hard cases, huh? Hai detto Shiva. Comunque siete sicuri che non è alto il volume? Insieme da Nanna domani se va a fare il coglione in spiaggia. Ok, Shiva. Buona giornata. Ok, comunque dovrebbe essere appena finito il livello qui. Bleed purple, ein 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 bonus 1. Buonanotte adesso. The kind of dame who inspired bloodshed and heartbreak, twisting men's hearts till their pockets were empty and their eyes were full of lust. Didn't matter if they were rich, powerful, even dangerous. In the end, they'd all spill their darkest secrets and beg for more. Tony? Questa è una cosa veramente molto strana. You gotta be kidding me. Guy, but thank God you're here, Tony. The Sik brothers' goons jumped me outside the smoke and barrel just before my shift. I thought I'd never escape. Well, the day's still coming out of your check. So what's with the hardware? Is something wrong? We need something wrong.
Ain't you heard the fire and smoke? While you were in here playing Dance Dance Revolution, I had to take out half the Pacific Rim trying to rescue you. Now let's get out of here, Sweepy. We got a sunset to ride on into. Ok, questo era il primo livello. Sono solo due gattini, mannaggia. E facciamo anche il prossimo, visto che è sempre ambientato nel ristorante cinese. Poi cambiamo giù. Comunque sembra carino da giocare, almeno per distrarsi un attimo. This way, Tony. There's a secret elevator with the rest of Kimbong's secrets. Yeah, what kind of secrets? The expensive kind. Ah, jeez. Back here, past the curtain. If the road that led to my client Cherry was purgatory, she was now leading Tony deep into a hell from which there was no escape. Or probably it was pretty hard. You know what floor the ambush is on? This one. Going down. You murdered that guy. Yeah, well, he started it. Oh, it's Veraccio. Like a baby chair. Which squiggle means exit in Asian? That's not Asian, Tony. Maybe it's a puzzle. Ah, they pervert even the most basic things. Where you going? It moved on its own. Maybe Kim wants everybody to look up to him. Just stay up there. I think whoever's on this floor ain't gonna wish us well. You don't have to kill them, Tony. He who has not faith in others shall find no faith in them. Lao Tzu said that. Lao Tzu? Keep cool, baby. I'll try not to shoot him hard. Ah! Wrong doors, Tony! Turn around! Oh, Christ! Cazzo di capelli che cadono sempre. Ah, ma ho detto di abbassare un po' il volume. Ok, è stato giusto un pochettino. I am overstimulated, Tony. I want to go home. Baby, you're the first stop. I just need you to get where they can't shoot you. All right, we're moving. Stay close to me now. Cherry, you hanging in there? This is bad news, Tony. I can't even hear. You're making her upset. We're not animals here. Oh, what did I tell you? Stay put. But they can see me. They won't. I shot them. No, them. Oddio. Get on your knees, babe. Hey, don't talk to me that way. Baby, I just meant you should duck so they can't get you. Sorry, Tony. Sorry, Lao Tzu. All right, stay behind me, baby girl. What's up with you, man? Big laser! Cherry, where'd you go? Buddy. Tony was sweet on Cherry like he'd never been for anybody else. He never even tried to kill her. Sorry! This is cool, man! What's your deal, man? Didn't I just reload? Cazzo, che lo muovo? Don't move a muscle. Ah, il gatto. Looks kind of familiar. You're gonna get yourself killed. Now, what about that hallway? Oh, Betty's from heaven. I've been here before. Not that way, Tony. Ah, what the hell is this? Monopoly money? What are you doing? That's not even American money. Hold on a second, babe.
The international crime and business empire of the Brothers Sick included an elaborate counterfeiting operation. Ha! Mother of God, this is like an actual dream I have repeatedly had. Ladies, ladies, I just got here. Those guys are ruining my dreams! You okay, Cherry? I was! We're almost done, baby. Remember what that Shih Tzu guy said. Tony, look out! Sweetheart, you know where I can validate my parking? Tony, the freight elevator. That's our ride. How many of yous are there? Oh, what's the problem? Get us off this floor, baby. I don't know how to work this. Just mash the buttons. It's at work. So long, Saigon. We're out of here. Not cool, Tony. Cazzo. Right. You gotta be kidding me. Tony was all alone. Give or take the 100 armed guys that were closing in on him. But what they didn't know is that Tony, like his namesake, was a tiger. Or I guess maybe a wolf. One of those things you don't want to corner. See these mooks. Now, young bitch. We're not even Vietnamese, you racist greaseball. We're both pretty racist. Whoa, shut up. He's in there? Yes, all alone and no way out. Except our guns. Oh, dear. And all our bullets. I ought to shoot you myself. Jesus. Wait, we can smoke him out. You want to set fire to the armory? We can't stab him to death. Come on, say something. Forget about it. I'll go through the wall. Non posso portare più di un'arma. This room again? Didn't I kill yous already? Intruder! I ain't got time for all of this. Now yous get dead and stay dead all the way. Ah, jeez, I'm out of here. He's right there! This frickin' dragon's a real safety hazard. Couple of bullets and it could fall and hurt somebody. Like this. He's got no respect for marksmanship. That's one. Probably two more tops and it's raining dragon. Dragons, like the Game of Thrones. Tony had crossed the Dothraki Sea and now you... Now you freaking layering up the code.
Fate i minigiochi insieme a Luna e Razer. Yeah, look at me, I'm Cirque du Soleil over here. Oh, aiuta. Not for nothing, but this is a hell of a view. Upside down. You psycho! How many times I gotta reload it? Yeah, that's digging. Who's crazy? Thank Christ. Close to me, sweet pea. I don't want to lose you again. Relax, Mom. That's the exit right there. Just put away all the guns before you get me arrested. Kim Bong Sik, the wrath of the Pacific Rim, the nuclear nub of LA's criminal underworld. According to legend, he was an 11th degree black belt in operating Thetan, one part eagle, one part. Who's ever's in here? Just shoot yourself and save us all some agit already. It's Kim Sik. He's really fast. Oh, my dear. Tony, look out. He's got a toy or something. There are no savings here for you. Oh, I'm so jumping on your face right now. È super veloce. Oh. I was born on a log cabin, deep in a secret base on the most sacred Baitu Mountain. Get him now! A bright new star lit up the sky and rainbow. Trash del trash, sì, abbastanza. What are you doing? Kill him! Oh. Hey, come on! Also, I'm ready to hammer now.
I'm out again. Take him all! Sai che muoio? Mi hanno dato un medico. Vabbè. Ah, ci sono le vite. La musichetta è fenomenale. Ho capito perché è reggisino, però, Let's just go home, baby. I forgive you. Look out, Tony! He's still alive! Father, we were pioneers in the fusion of song. And dance. Ah, Jesus! Oh! Ancora. So I leave you softly, long before you miss me. Oh, enough! I will pay you to die. Oh! My brother, will avenge everything. Molto da San Giovanni, sì. Penso che sia ispirato abbastanza a quello. What, you think I got nothing better to do? Dragging my day? I must have lost a grand just on bullets already. Well, I guess it could always be worse, right? It can and it will, Tony. Welcome to the first day of the worst day. Welcome to the... You're in for it, Tony. Ok, abbiamo sbloccato questi livelli nella modalità arcade. Molto bene. Devi dire che come gioco è molto carino, dai. Secondo me merita di essere considerato. Ok. Possiamo passare al prossimo. Allora, il prossimo che proviamo... è Glue. Okay.
È ancora un po' altino. Vediamo un po'. Ok, questo invece è un roguelite con elementi souls. Abbiamo la schivata, l'attacco, abbiamo un attacco a distanza. Forse qualcuno lo conosce. C'è molta lore da andare a snocciolare in vari. Non ricordo se l'ho acquistato, a dire il vero. Ah, ecco. C'è molta lore da leggere tra i vari oggetti che prendono nelle varie run. E insomma, per me è un gioco. Non è il mio genere, perché io non sono molto per il roguelite, quindi per il permadetto. Però il fatto che abbia elementi souls e soprattutto ha un stile grafico molto molto curato, che mi piace molto, non me vale la pena acquistarlo. Questo sì, ma ancora non l'ho preso in stanza. Io l'ho preso su La musica è ancora alta? Sembra alta. Poi l'ho preso su Gamivo a 9 centesimi o a 4 centesimi. Quindi se dovessero rimettere la promo dei giochi scontati, sotto un euro scontati, dateci un'occhiata. Sì, era una promo. Tutti i giochi sotto un euro scontati del 90%. E tra quelli ho preso Gloom. Mi ha fregato. Questi gettoni che prendiamo quando moriamo possiamo darli a una di quelle anime, uno di quei sognatori che abbiamo visto all'inizio, che ci darà un oggetto random nella prossima run. Allora, io finora non sono ancora riuscito a battere nessun boss, però ci sono per ogni area c'è un boss che viene scelto fra tre boss in maniera random. Io di solito arrivo al boss e muoio. Poi chiaramente bisognerebbe studiarsi quali sono tutti gli effetti positivi che possono dare gli oggetti, e per ogni run scegliere gli oggetti che più ci possono essere utili. Ico la vendemmia. Ti ricorda Ico? Come per niente. La faccina negativa. Questo è un oggetto che non avevo ancora mai incontrato. Ok, la prossima schermata è un negozio. Allora, io comprerei la pozione per avere un po' di vita. E poi ci sono questi tre oggetti che sinceramente non so cosa facciano. Veramente lo scopo del gioco, per andare il più avanti possibile, sarebbe anche studiarsi tutto il Necronomicon, capire gli oggetti che bonus danno. Allora, io venderei qualche
Vediamo che c'è nella schermata successiva. Niente, perfetto. Ok, qui posso prendere, posso acquistare o l'arma per l'attacco ravvicinato o le molotov, oppure fare l'upgrade delle armi standard che sto usando. Sinceramente non saprei cosa prendere. Proviamo a prendere l'ascia, vediamo. Porca. Ecco, sono morto. Quando muori, la partita è finita. Esiste salvataggio o come nei roguelike. Però alla run successiva ad esempio, prima ho preso un token, un gettone, posso dargli a questo tizio in cambio di qualcosa. Speriamo così. Allora, mi ha dato una maschera. Ah, che mi aumenta la fortuna. E ho preso un upgrade material. Insomma, di dover usare al fabbro. Quindi mi ha dato più uno della fortuna. Ok, c'è una mappa. Forno d'avorio. Oh, è una mappa. Perché ho preso una specie di scudo. Vado a dormire, Vince. Buonanotte. Ciao Kala, grazie della compagnia. Ecco, di solito i cani mi fregano sempre. C'è un altro gettone. Ah, l'ho preso in pieno. Allora, prendiamoci la pozione come al solito. Questi non ricordo di averli mai usati. Poi c'è anche un timer, se vedete sotto. Cioè, uno degli achievement da fare, questo può interessare a Romia, di completare tutto il gioco, quindi da una run, entro 8 ore e mezza. Non so se sia possibile, ma molti si sono lamentati nel fatto che questo achievement è impossibile. Aia. Bastardo, mi ha tolto un sacco di vita.
pure il cane. Ok, ecco il boss. Ok, qui dovrebbe esserci la capra, mi sa. Sì. Questo mi è già capitato, questo boss. Ah no, non c'è la capra, c'è il rinnegato. Dubito di riuscire a battere. Ecco, m'ha fottuto. Ok, sbloccato achievement, keep going. Mica che sono morto almeno 10 volte. Comunque, questo è un gioco che, visto che si trova poco, se vi piacciono i souls like potrebbe essere interessante. Chiaramente, se non vi piace il fatto che in un gioco si muore molte volte, allora non consideratelo, perché si muore veramente molte volte. Ok, passiamo al prossimo. Dopo porti Bor, magari una delle prossime volte, perché non l'ho neanche scaricato e non l'ho provato se funziona bene o no. Magari giovedì prossimo lo proviamo. Adesso proviamo All Star Fruit Racing, che è un gioco di kart. Bene, perfetto. Questo è un gioco di kart che è stato finanziato con un crowdfunding. E l'ho giusto provicchiato. È un gioco di kart, niente di più, niente di meno. Allora, proviamo a fare una partita. Oh, ditemi se il volume è da sistemare, ma credo di sì. Non piangere, Luna. Abbassiamo un attimo. Infatti è tutto bloccato, possiamo provare solo questi tracciati. Proviamo questo. Quello della musica più che altro, scegli quello aperto. Di che stai parlando, Luna? Ah ok, no, che intendi con scegli quello aperto? Il tracciato, dici questo? Allora, non mi ricordo sinceramente. Facciamo
No. Non mi ricordo sinceramente i comandi. Devo essere sincero. E andrò un po' a caso. Allora, invece di esserci i classici oggetti che si raccolgono come nei giochi di kart, ci sono i frutti da raccogliere. A ogni frutto è collegato un potere legato alle quattro stagioni. I poteri poi si possono combinare tra loro per creare degli effetti particolari. Prendiamo l'anguria, va? Che fa molto... estate. Maracuja B. Let's win. Queste che fanno? Usano le scorciatoie, queste maledette. Allora, anche qui c'è la derapata come in CTR. Ah, che è successo? Che ho premuto? Oh, non mi ricordo come si usano i poteri. Quale tasto? Mario Kart a bestia. No, ci dovrebbe essere un modo per usare i poteri, ma non cosa. Ah, ecco, Premiere. Lo stavo anche dicendo. Diciamo che il feeling però restituito dai... è carinissimo, è vero, anche io ho avuto la stessa sensazione quando l'ho visto. Infatti l'avevo consigliato anche a Luna. Ce l'ha anche lì. L'unica cosa che stavo dicendo è che il feeling restituito dai kart sta un po' di fitto. Penso che anche quando giri, ad esempio quando giochi a Mario Kart o a GTR, tendi un po', come dire, la resistenza nella girata. Non so come dirlo. Qui no, sembra che sia tutto finto. Non lo so, non so dirlo. Ciao, Critical. Stiamo provando un po' di giochi nuovi stasera, Critical. Siamo al momento kart. Serio. Ciao, Sara. Siamo tipo arrivato sesto, che schifo. Prova a rifarla. Serio. Anche questo gioco in realtà si trova poco in giro. Quindi se volete recuperarlo, questo è il momento giusto per farlo. Perché da poco è stato in un bundle. Super dupa! Genial mitico! Non ho la minima idea di quello che sta succedendo. Grazie Sara. Sono distratto un attimo. E sono di nuovo terzo. Ok, credo che non arriverò più di qui. Ah, il multi è voglia, bestia, anche online.
dicevo prima, questo gioco è stato creato con un Kickstarter, quindi è un indie puro. E poi non sembra, ma è abbastanza tecnico, quindi c'è un tutorial iniziale che spiega parecchio parecchie cose, parecchi comandi. Io adesso lo sto usando perché non ricordo. È abbastanza tecnico. Come va Sara? Tutto a posto? Che dai, stavolta ho fatto un pochettino meglio, dai. Trovati in giro un gioco di kart completamente serio. Dai, Muzzi, che si può giocare tutti assieme. Forse può interessare a Giasone. Perché Giasone oggi chiedeva informazioni su un gioco di kart. E ora è stato dismesso. Potrebbe interessare a lui. Jack, tu non sei del mio gruppo Telegram, vero? Se ti può interessare, c'è il gruppo Telegram dove condividiamo i giochi che ci interessano, le offerte particolari magari, oppure giochi che abbiamo notato e che magari possono interessare agli altri. Quindi se vuoi condividerlo, mettilo pure su Telegram. No, punto esclamativo TG Sara. Esclamativo TG. Non so se c'è ancora il comando. No, allora l'ho tolto. Comunque il link al gruppo sta in basso nella descrizione del canale. Eh sì, mi sa che l'ho tolto il comando, che lo spamma ogni tanto il bot, quindi quello manuale l'ho tolto. Ah sì, infatti qui c'è anche la modalità online. Qui si crea una lobby e si gioca insieme. Ok, facciamo un'altra gara e poi cambiamo su. Proviamo un altro tracciato. Questo tutto strano. Ok, perfetto, criticato. E io tutte queste modalità sinceramente non so cosa vogliano dire. Conto la rovescia durata casuale. Dopo il conto la rovescia ultimo elimina. Questo sembra carino. Stai troppo tempo in ultima posizione, vieni eliminato. Allora, anche offline si può giocare fino a 4 giocatori, infatti come vedete c'è P1, P2, P3, P4 che possono aggiungersi alla gara. Prendiamo la ciglietta, va? Il novrano contiene in media 600 kg. Interessante. Le regole sono fatte del 90% di acqua, aiutano a mantenersi giovani, fanno bene alla memoria. Vorrei mangiare di più allora. Let's win! Guarda ste bastarde che si fregano tutte tra la frutta. Oppure è stato eliminato. Amelia. Carina sta modalità, mi piace.
diceva Luna, questo gioco ricorda molto l'ambientazione di Ralph Spaccatutto. Ah, ma sono primo? È questa che mi sta tallonando. Ma quanti giri sono? 5 giri. Sono stati eliminati tutti, quindi ho vinto io. Molto bene. Comunque anche come gioco questo è carino. Come gioco di kart, alla fine non essendocene tantissimi su PC, può essere un acquisto da considerare. Anche se non è molto famoso, cioè io sinceramente non ne avevo mai sentito parlare prima di vederlo di recente. Ok. Proviamo l'ultimo gioco per oggi, che è un puzzle. Si chiama Line Light. Allora, fatemi abbassare il volume della musica. Allora, questo è un puzzle game che però si può giocare anche con il pad, anzi dice che è consigliato il pad. Allora, vi faccio vedere di che si tratta, io ho giusto visto un paio di minuti di gioco. Voi siete appunto un punto luminoso. Bisogna seguire diciamo la scia che viene creata. Chiaramente però ci sono degli ostacoli durante il percorso. Ad esempio in questo caso, per andare avanti bisogna azionare questo interruttore che sposta l'asta blu in modo da farci continuare. È un semplicissimo puzzle game, niente di più. L'obiettivo è chiaramente prendere quei punti gialli, quei punti gialli. Ok, e proseguire.
questo caso serve azionare quello blu e quell'arancio. Anche questo chiaramente è un gioco che si trova a pochissimo. Allora, perde in questo caso che fa? Ok, questo. Il rosa. Ok, perfetto. Ok, questo presumo che bisogna non farsi toccare da i rossi. Ah, non mi venire addosso. Capito qua che bisogna fare. No. Sì. Bleed Purple 100 bonus 10 Sahara. Madonna Angelus. Cazzarola, grazie. Sara, non lo so se c'è ancora. Dovrebbe essere andata via. Allora, vediamo un po'. Chiocciola duello Saracolli. Qualcosa di sbagliato. Allora, ci sono delle linee arancioni. Sì, mi sa che Sara ci ha già lasciati. Angelus ci è rimasto male. Chiamatela su Telegram. C'è la chiavina da portare, che carina. Come la faccio a prendere quella? Allora c'è ancora, che magari a lei poteva interessare questo. Allora, cosa bisogna fare? Sì.
Ciao, no. Grazie. Grazie, amico mio. Grazie, Amintore. Emu, grazie per il ride. Come direbbe qualcuno, sei croccantissimo. Che bella musica. Ciao, Moon. Ciao, Monopoly. La musica di questo puzzle game che stavo provando per la prima volta. Ciao, Emu. Estate. Lotta fra mutande. Guerra di mutande, sì. Grazie Angelus per gli shout. Ce la faccio? Sono perso qualche messaggio. Ah, ha giocato a Zelda Link's Awakening. Non mi sono ancora mai trovato a vederlo. Zelda. Uno che lancia le sue mutande. Mamma mia. Armatura di mutande, easy. Per tutti quelli arrivati e non mi conoscete, trovate nella descrizione del canale tutto, diciamo, quello che di solito porto io in live. E oggi stiamo iniziando a vedere un po' di giochi nuovi che farò anche nei prossimi giovedì. Faremo ogni giovedì dei giochi nuovi da esplorare, da vedere insieme se possono essere interessanti e magari meritare l'acquisto. Oggi abbiamo visto 6 giochi diversi. Oh, e questo è l'ultimo, che è un puzzle game indie, chiaramente. Questo gioco funziona in pratica che tu sei questo fascio di luce e bisogna collezionare quei, diciamo, quei quadratini arancioni che vedi. Chiaramente per farlo bisogna seguire dei percorsi prestabiliti seguendo dei determinati puzzle. Ad esempio, in questo caso devo portare quel fascio di luce rosso qui dove sto io, in modo che azioni per me questo interruttore, mi faccia scendere. Classico puzzle game, niente di più, niente di più. No, sbagliato. Ok, preso questo possiamo andare avanti. Molto semplice. Angelus che lancia delle mutande con le catene. Solo lui può farle queste cose. Vediamo che succede così. Ok. Allora, questo sembra un po' più complicato. No, in effetti non era molto complicato.
poverini, sono rimasti intrappolati lì. Sono rimasto intrappolato io adesso. Non mi piace arrivo dall'altra parte. Devo... No, non mi posso mettere dietro perché... E quell'altro. Ok. No! Non mi seguire. Allora, vado a Nanna che sto crollando a domani. Buonanotte, Luna. Devo farti vedere questo gioco, però mi sa che ho sbagliato a portarlo per ultimo. Allora, adesso dobbiamo prendere quella chiave che sta lì in alto a destra. Vediamo un po' come fare. Sbagliato, sbagliatissimo. È rilassante, ma non ce la faccio più. Va bene, Luna. Tanto tra un po' stacchiamo anche noi, eh. No, ho sbagliato. Erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. Giustamente ci sta bene a quest'ora un amaro. Per dare la buonanotte a tutti. Notte Vinci. Buonanotte Raziel. Vi ricordo che se fate punto esclamativo comandi trovate tutti i comandi del chatbot. Inoltre, se leggete in basso c'è la possibilità di vincere dei giochi di Steam. Quando Mr. Bombastic, silly fantastic, esatto, fantastic, touch me on my boxes as a Mr. Row. C'è la possibilità di vincere dei giochi di Steam utilizzando il comando punto esclamativo scrigno. Pensavo di avere una pubblicità aperta in qualche finestra. Non c'è il comando, Raziel. In effetti devo rimetterlo. È molto intuitivo questo. Quello di un Vince. Non mi ricordo perché l'ho tolto. Ricordavo di averlo fatto. Ma di qua non posso fare niente. Io. Tappo prima che eliminici nel sol. Buonanotte, grazie. Grazie della compagnia. Sei in cooldown, Giasone.
figata questo enigma. Allora dai, facciamo questo e poi stacchiamo anche noi. Ah, lì c'è un altro sono degli interruttori sulle linee colorate. Questo è nuovo. Proviamo così. Ah, ok, era facile. Per gli amici, Tassoni. Rifatti il trucco, signorina, e quest'aria di sufficienza usala con qualcun altro, non con me. Questa mi sa che non l'avevo ancora mai sentita, questa vocale. È la prima volta che viene usato. Facendo un gran parlare della nuova serie di Netflix. Vedremo che succederà. Ok, io non lo so più come funziona il salvataggio, però presumo che sia automatico. Va bene, dai. Lasciare questa musichetta rilassante di sottofondo. Anzi, andrei anche a aumentare un po'. Direi che possiamo chiudere qui. E no, non rimane in sottofondo purtroppo. Va bene, dai. Allora, facciamo pure noi un nostro ride, un contro ride. Vediamo un po' chi c'è online. C'è un po' di gente a questo. Vediamo un po', potremmo andare da Rezna che mi ha fatto il ride la volta scorsa. Sto giocando a Tomb Raider, spero non quello nuovo. Va bene, ragazzi. Io vi ringrazio della compagnia come sempre, spero che vi sia piaciuto questo excursus di giochi oggi. Spero che ce ne sia almeno qualcuno che vi abbia colpito, che vi abbia interessato. Giovedì prossimo ne portiamo altri, ne vediamo altri di nuovi che possono essere interessanti. Vi ringrazio dell'adesione. Ci vediamo lunedì con Sherlock Holmes. E vabbè, domani da Isid sicuramente ci vediamo. Buonanotte e grazie ancora a Emu del Ride. Non so se è ancora online. Comunque grazie ancora e buonanotte a tutti. Andiamo a salutare Rezna. Alla prossima. Ciao ciao.
minchia. Ma quanti ride stasera. Ciao JJ, notte, grazie del ride, grazie dei beat, grazie di tutto. Ma c'è un bel vinzone. Oh, 45. Grazie ancora JJ. Perché? Non ti piace? Ma io l'ho provato. Ti dirò, sai cosa mi ricorda? Assassin's Creed. Sì, ma buttati. Grazie del pollo Angelus. Grazie mille. Ah, di qua forse. Sì, forse sì. Sì. No, dai. Si è buggata Lara. Sì, quello assolutamente, sono d'accordissimo. Oh, si è sbuggata. Cioè, io ti giuro, ho trovato un sacco di Assassin's Creed. Queste cose qui che si arrampica nella mira, in questa cosa qui. Cioè, allucinante. Allucinante. Ciao, Angelus. Dobbiamo andare laggiù. Ah, dobbiamo montare su quella carrucola che fa. Ora. Cioè. Madonna che mira. Che fa avanti e indietro. No, stasera è seratona. Tre ride, 45 bits e un follow. Ci si può stare. Nicola. Grim, ci sei? È una ciappola? Uomo con la pistola incontra un uomo col fucile. Quello con la pistola è un uomo morto. L'avevi detto così. Grim! Vediamo se. Ammazzo io. Comunque a parte tutto che è scopiazzatissimo. Ah cazzo. Ormai l'ho cominciato, non mi dispiace.